Felicità nelle case degli italiani, ma siccome abbiamo due minuti prima del conto alla rovescia, come ci arriviamo? Guarda, la vediamo così. Senti nell'aria c'è la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che fa, come un sorriso che sa di felicità. Maestro, visto che quest'anno se sta andando, lo conosci quel brano che fa? Tutti, tutti! Nostalgia, nostalgia canaglia, ti prende proprio quando non vuoi, ti ritrovi con un cuore di paglia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, nostalgia canaglia, sul palco, perché proprio tra Albano e Romina Power 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Buon 2020! Buon anno! Facciamo questo video sulla questione iraniana, che mi hanno chiesto in molti, lo faccio qui, tranquillo, non lo faccio con dietro le scrivanie piene di libri per darmi l'aria intellettualoide con la cravattina, la giacchettina, facciamolo qui. E allora, l'Iran è da sempre, per il governo americano, quando parlo di Stati Uniti, America, americani, parlo sempre del governo americano, ok? Non parlo di americani, i quali io nutro un'ammirazione e un rispetto, io li amo gli americani, quelli veri però, quelli che hanno subito un genocidio. Parliamo del governo americano, parlo di questa situazione, voglio essere più oggettivo, scevro da ogni ideologia e più tassonomico possibile, immaginabile. Quindi diciamo questo: l'Iran è da sempre nel mirino del governo, della cricca americana, perché è una nazione sovranista e già questo non piace a loro, che una nazione non sia sua schiava, serva, zerbini loro. Ok, quindi già il fatto che sono sovranisti veri non gli piace. Careful, he's close.
Una strage, te. Mamma mia. Io e il collega Invernizzi abbiamo lasciato Bergamo, il fronte di Bergamo, per un giorno per venire qui a portare la voce di una terra duramente provata. Non sappiamo più dove portare i morti, ma non sappiamo più neanche dove mettere i malati. Siamo qui a chiedere chiarezza e soluzioni. Chiarezza per i morti, perché il dato ufficiale ieri era di 1267 deceduti dalla fine di febbraio, ma in Bergamasca i numeri sono ben diversi. Parliamo di 90-100 morti al giorno ed è un dato analogo anche nel resto d'Italia. In poche settimane Bergamo sta perdendo i suoi nonni e così anche a Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Lecco e in tante altre città d'Italia. Prima di tornarci a Bergamo ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai, perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento centinaia di volontari alpini, idraulici, elettricisti, imbianchini, i ragazzi della curva nord dell'Atalanta, stanno allestendo un ospedale da campo nella fiera di Bergamo. Aziende, associazioni, semplici cittadini stanno donando milioni di euro agli ospedali bergamaschi. La protezione civile dei comuni non si ferma un attimo, i sindaci e i consiglieri sono tutti in prima fila. Grazie di cuore, grazie davvero a tutti, perché noi non ci fermeremo mai. Thank you.
sorriso di chi felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. It's harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie.